schierata la gamma Duster pronta per la nostra prova. Ci conquista subito questo nuovo look, questo logo che identifica la nuova linea stilistica del marchio, denota robustezza, performance e anche qualità. Ma ne parliamo con Luca Baglieri, proprio di Dacia, che ci illustra un po' questa giornata dedicata al motore GPL. Giornata dedicata al motore GPL, tant'è che Dacia è leader del mercato GPL dal 2019. Addirittura è sul podio dal 2017. Un po' di numeri: più di 600.000 veicoli immatricolati in Europa, di questi ben il 40% in Italia. Beh, insomma, grandi numeri. Stiamo andando verso un futuro dove si sta proprio imponendo questa attenzione all'ambiente per salvare la salute dell'umanità, e con questo motore GPL il risparmio è garantito. Parliamo un po' di numeri. Noi diciamo che la gamma EcoG è economica, ecologica e smart. Economica perché effettivamente il costo del GPL è molto più basso rispetto alle altre motorizzazioni, è ecologica perché emette circa il 10% in meno rispetto al benzina, e poi è smart, semplice da utilizzare. Ad esempio abbiamo più di 4.500 stazioni di servizio presenti in Italia, quindi fare il pieno è veramente facile. Quindi 1200 km di autonomia senza paura e in modalità completamente green. Perché questo giubbottino di pelle dentro nei sedili ora non lo troviamo più. Materiali riciclati, plastiche riciclate, insomma, tanto CO2 in meno. Tanto CO2 in meno è lo sforzo proprio di Dacia. Qui abbiamo Duster che oggi utilizza il 12% di plastiche riciclate, ma col nuovo Duster che arriverà il prossimo anno, quindi nel 2024, l'obiettivo è arrivare al 20%. Poi, come hai detto tu, da un po' di tempo non utilizziamo più la pelle, così come le cromature. Beh, insomma, io oggi non ho voglia di provare la Duster, ma voglio salire sulla Jogger. E allora dimmi qualcosina di più su questa vettura. Jogger è un successo, l'abbiamo lanciato lo scorso anno in Europa. A gennaio di quest'anno abbiamo lanciato la motorizzazione ibrida, è il primo ibrido della gamma Dacia, è un veicolo che sintetizza un po' la lunghezza di uno station wagon, la spaziosità di una multispazio e le caratteristiche di un SUV. La troviamo sia a 5 posti o a 7 posti. La versione a 7 posti ha gli ultimi due sedili che possono essere estratti comodamente. Fantastico, siccome non ho la canoa oggi provo quella a 5 posti, ci caccio qualcos'altro per fare un po' di sport e allora verifichiamo qua sul lago di Como come funziona questo GPL.